sottosegretario alla presidenza della Giunta. L'indennità sarà riassorbita. Lo prevede la proposta di legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Inquinamento, sì alla legge per contenere particolato e biossido di azoto. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza, con 21 voti a favore, 11 contrari e 2 astenuti. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge sulle strutture di supporto agli organi di governo, che definisce che i costi relativi all'introduzione della nuova figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e all'ampliamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con la nomina di 2 segretari questori, non graveranno sul bilancio regionale. Su questo atto Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto. Approvata a maggioranza anche la proposta di legge d'iniziativa dei membri dell'ufficio di presidenza che regola trattamenti economici delle figure del sottosegretario alla presidenza della Giunta e dei segretari questori, a seguito delle recenti modifiche statutarie. Si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali, che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato. La riforma dello statuto era stata effettuata lo scorso anno dal Consiglio regionale, ma servivano le leggi di attuazione per consentire operatività a questa figura. Ieri il Consiglio regionale in via definitiva quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario, dotandola di uno staff operativo di segreteria, fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni. Mi piace però sottolineare come in questo passaggio normativo ci sia stato anche il rispetto di quanto il Consiglio regionale aveva voluto, cioè che l'istituzione della figura del sottosegretario avvenisse senza un aumento dei costi della politica. Infatti si è stabilito che l'inserimento nel contesto degli assetti della Giunta regionale della figura del sottosegretario avvenga con una corrispondente riduzione delle indennità degli assessori in modo tale che ci sia un'invarianza nei costi finali. È una figura che può risultare importante e molto utile per un migliore e maggiore collegamento tra i lavori del Consiglio e quelli della Giunta. Quindi è una figura che farà lavorare meglio entrambi i contesti e quindi a giovarne saranno i cittadini toscani, perché se l'amministrazione pubblica aumenta la qualità, è chiaro che aumenta anche l'efficacia e quindi aumentano anche le risposte che noi vogliamo dare. È bene dire che per quanto riguarda le indennità non c'è nessun aumento, perché il sottosegretario sarà un consigliere regionale, ma anche per quanto riguarda l'aumento delle componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio non ci saranno aumenti, perché, come si suol dire, il tutto è fatto a esorisorse, vale a dire attraverso la riduzione dell'indennità degli attuali assessori per quanto riguarda il sottosegretario e di quanto riguarda gli attuali componenti dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda i 2 segretari questori che entreranno. Noi fin dall'inizio abbiamo fatto una battaglia di carattere politica, siamo stati gli unici ad essere contrari a istituire un 9° assessore, a istituire 2 sottosegretari ed aumentare l'ufficio di presidenza da 5 a 7 persone, 5 cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive. Su questo abbiamo portato avanti una battaglia politica, in primis io in solitario, anche il mio partito, ma anche poi alla fine anche altri consiglieri, e continuiamo nella nostra coerenza. Siamo ormai arrivati a metà del mandato e riteniamo eccessivo un appesantimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente. C'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali, c'è una vertenza molto delicata, tante sono le vertenze anche nel mondo del lavoro, e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere, perché a nostro avviso non è opportuna. Si è visto che in 2 anni e mezzo di mandato, come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato, si possa proseguire in quella direzione. Siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo che questo non fosse opportuno. Per noi è utile una figura, ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale.
Ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia da raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente per noi è utile. Poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico, perché hanno aspettato 2 anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula. L'hanno portata dicendo al termine di un congresso, di un'assemblea regionale del Partito Democratico, 5 mesi fa, quando al presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura, e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in giunta. Quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in giunta, ci sembra un po' una forzatura. E alla fine il nuovo eletto segretario regionale Fossi, poco più di 10 giorni fa, ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario, ad oggi non ci serve. Quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa roba in aula. Se non serve a loro, non abbiamo votato contro per questo. Siamo favorevoli, abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario, perché in questi 2 anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente, l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità, e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi a invarianza di costi per la politica, venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque ha anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione nel capire, purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve, come per esempio il piano dei rifiuti, il piano dell'aria, il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità, che a noi ci sta molto al cuore. Spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio. Ecco, noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta. La figura del sottosegretario, come dell'allargamento dell'ufficio di presidenza, laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini, ha un senso, e quindi non siamo contrari in maniera ideologica. Quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo, e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, ARPA, quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative, spendere 500.000 di euro per dare un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche. Mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore, quel non assessore che con tanta energia Eugenio Giani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza. Ecco, riteniamo che sia una cosa scorretta, riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione delle nostre attività. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza la proposta di legge che introduce le nuove disposizioni per il rispetto dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto NO2 nelle aree della Toscana dove questi sono stati superati per un numero di giorni maggiore di quello consentito, un provvedimento che per il particolato interessa la Piana di Lucca, ivi compresi diversi comuni della Val di Nievole in provincia di Pistoia. Oggi siamo intervenuti soprattutto sulla parte che riguarda la Piana Lucchese e Val di Nievole, dove in quei territori ci sono state da parte dei sindaci dei divieti di accensione di camini nelle abitazioni, nelle sole abitazioni dove il camino non è unico sostentamento dal punto di vista del riscaldamento, quindi quelle abitazioni sono escluse, verranno emesse delle ordinanze sindacali, quindi da parte dei sindaci, che vieteranno oppure limiteranno la possibilità di accensione per quei camini che sotto le 3 stelle, è così una classificazione che viene fatta normalmente, emettono in aria queste polveri che sono davvero
dannose per la salute. Questo risultato viene dal progetto PATHOS tenuto dall'Università di Firenze. Da questo studio si evince una responsabilità di questo tipo di attività, quindi dell'accensione del camino, di oltre il 53%. L'altro 47% deriva dall'erosione della crosta terrestre, ma qui naturalmente la regione toscana non può farci nulla. C'è un problema di salute, quindi cosa ha deciso la regione in collaborazione con il Ministero? Di intervenire in quei territori attraverso dei bandi che verranno fatti. I cittadini possono sostituire o ammodernare il camino con nessun costo, tenendo conto dell'ISEE, perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori. C'è stato un miglioramento di un testo, un lavoro lungo. Noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a un quadro normativo che imponeva, diciamo, lo spengimento dei caminetti, soprattutto nelle aree, diciamo, di Pistoia e di Lucca. E la nostra mozione, il nostro atto, ha fatto interloquire l'assessore con il governo. Abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa. Il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria. È evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale, nello stesso tempo condividendo e convivendo con un quadro ovviamente infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno, quindi serve anche un po' di prudenza. È evidente che adesso dalla bella stagione non ci saranno più un problema così tassativo, la questione poi ripartirà a settembre. Nel frattempo abbiamo un quadro normativo adesso più certo che ci consente di agire, di non avere delle sanzioni, di spendere le risorse per fare elementi di incentivazione per sostituire quei caminetti che non sono più a norma, e credo che questo possa essere un tempo debito per fare questi interventi. Valuteremo poi a settembre se siamo nelle condizioni di proseguire o rendere efficace la normativa o se chiedere eventuali ulteriori dilazioni. Poi è evidente che poi ci sarà un momento in cui la normativa diventerà efficace. Bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità, dove anche qui la regione toscana è in forte ritardo, come è in forte ritardo, è stata in forte ritardo sui controlli in tutti questi anni riguardo alle PM10. Quindi oggi la regione toscana, probabilmente spinta dalle sentenze, dai provvedimenti che vengono dall'Unione Europea e che sono causa dei ritardi della stessa, ebbene va a far ricadere sulle spalle dei cittadini e sulle spalle degli amministratori pubblici costi e elementi organizzativi che probabilmente non saranno in grado di sopportare. E lo fa nel momento di maggior crisi economica che fa seguito alla pandemia. Non potevamo ovviamente sostenere questo tipo di provvedimento, al di là che siamo assolutamente attenti ai temi della salute, e lo dimostra l'intervento importante che sta facendo il governo di centrodestra. Se la Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023 quanto stamani ha dibattuto in aula sulle PM10, è probabile che nella piana di Lucca sarebbero venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è. Fratelli d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni adempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze del personale, che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello delle PM10. Siamo appunto a capo, grandissime disponibilità a ragionare con l'opposizione quando non si hanno risposte, e in altri casi l'abbiamo visto per il nome dell'ATC, l'assoluta incomunicabilità per tutto quello che invece fa sostanzialmente il gioco politico di questa maggioranza.